Di cosa tratta il progetto Albero dell'Immortalità all'interno della settimana dell'UNESCO? Sì, in realtà si tratta di un recital che la nostra scuola ha preparato per dedicare un po' alla natura, un omaggio. È un omaggio alla natura. I ragazzi, devo dire, sono stati molto attratti da questo progetto, perché abbiamo messo insieme letteratura, musica, poesia, arte, per cui ha coinvolto varie discipline. Tra le varie cose, in questo progetto siamo riusciti anche a dare un messaggio molto forte ai ragazzi, che in fondo la vita dell'albero è molto simile alla vita dell'uomo, quindi un po' c'è il ciclo della vita umana molto simile alla vita di un albero. Infatti abbiamo fatto parlare un albero, insomma i ragazzi si sono veramente, devo dire, entusiasmati. È stato un lavoro molto bello, è stato svolto in orario curriculare e poi in parte anche in lavoro pomeridiano. Non solo recital, ma anche altri progetti hanno visto coinvolti i ragazzi. Sì, certo, perché abbiamo anche colto l'occasione per fare un laboratorio di scienze un po' particolare, anche sul discorso del mangiar sano, dell'alimentazione. E infatti qui abbiamo allestito, i ragazzi poi hanno allestito un buffet dove in effetti sono venute fuori delle cose, devo dire, carine o molto originali. Hanno lavorato con gli ortaggi, peperoni che sono diventati cuoricini, oppure le pere che sono diventati dei cigni, un bouquet realizzato, una composizione realizzata con margheritine di carote, addirittura anche la cipolla, le melanzane che sono diventate tartarughe. Devo dire che è stato anche questo un bel laboratorio, i ragazzi hanno risposto bene. Un messaggio che non deve essere rivolto soltanto durante la settimana dell'UNESCO, ma anche per tutti gli altri giorni dell'anno. Certamente rispettare la natura, amarla e beneficiare di tutti i suoi doni.